Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio di Ma Come Parli? Oggi voglio partire da una cosa che avevo fatto in un altro video su un altro canale che avevo fatto in passato e penso che sia importante e bisogna ricordarlo se parliamo del parlare in British. E quella cosa è come finire certe parole. Ci sono certe parole che nonostante ci sia la scritta delle lettere, cambia proprio la forma. Se noi guardiamo la parola B-E-T-T-E-R, che sarebbe il normale, quello che normalmente la gente dice better, ok, che suona schifosissimo, in inglese britannico si dice better o better. La cosa principale nell'accento British è che quando una parola finisce con ER in realtà si pronuncia A, ok? Quindi qualunque parola che finisce con ER finisce in realtà con A, lo trasformi con A. Ad esempio altre parole possono essere game over, ok? Quindi finisce sempre con A, che in realtà sembra quasi una U quando la si pronuncia. Poi dipende un po' come vi trovate meglio voi, perché ognuno ci si trova meglio in maniera diversa. Poi abbiamo anche pullover. Se pensiamo al maglioncino, quello è pullover. Possiamo vedere anche le parole come daughter, che sarebbe figlia. Daughter, vedi, finisce in ER e noi lo pronunciamo con una A, daughter. Minister, c'è sempre questa cosa qua. La cosa principale qual è il perché? È perché quando c'è una R che segue dopo una vocale, noi normalmente non la pronunciamo quella R, quindi si trasforma un po'. Per esempio vogliamo vedere la macchina, car, oppure garden, come che sarebbe il giardino, garden. Vedete, c'è la A che è una vocale e subito dopo la R diventa silenziosa, non si sente. Possiamo vedere anche il ruler. Se vediamo il righello è ruler. È già il semplice fatto, ragazzi, che voi pronunciate quando una frase finisce in ER e lo pronunciate con la A, già quello cambia di tantissimo tutto il vostro vocabolario. Tutto quello che voi direte suonerà molto di più britannico. Poi dipende, perché se ovviamente, come ho detto prima, c'è better o better. Se stai a nord dici magari un po' più come better, se stai al sud dici più better. Ragazzi, ci sono delle piccole cose, a parte tralasciando queste, poi ci andremo un po' più sul pesante su queste cose, le studieremo un po' meglio in altri video. E poi ovviamente fatemi delle domande, se vi vengono delle perplessità io vi posso rispondere ugualmente nei commenti qui sotto senza nessun problema, o anche facendo un nuovo video. La cosa principale invece che volevo parlarvi oggi, quelle parole in inglese che non hanno quel significato letterale, che magari vengono dette, però vengono dette un po' così, e succede anche in italiano. Io mi ricordo una volta che avevo una fidanzata che era toscana e mi ricordo che andai a trovarla a Firenze, andando in giro a una certa... Mi ricordo questa scena perché era stata clamorosa per me, perché secondo me era stranissimo. Mi ricordo di avergli detto tipo: no, fermate un po', capì? E ho continuato a dire la frase, quello che stavo dicendo. Però dopo un po' mi sono ritrovato da solo, mi sono girato e si era fermata un chilometro indietro. Io ho fatto: ma perché ti sei fermata? Ha fatto: tu mi hai detto fermati. Però a Roma si dice, cioè, fermate, no perché ti devi fermare davvero, ma nel senso fermate è figurativo. Ferma tutto, devi stare a ascoltare perché questo è assurdo quello che ti devo dire. Cioè, una cosa del genere, capito? E loro hanno delle cose molto simili anche qua in Inghilterra. Per esempio, il semplice fatto di dire see you later, che poi vedete anche adesso, later è later, che finisce con la ER, però si dice later. See you later. Quando dici così, see you later, le persone non intendi realmente ci vediamo dopo davvero, perché il significato letterale è proprio ci vediamo dopo, fra qualche ora, fra qualche minuto ci vediamo, in giornata ci rivediamo, okay? Però per esempio una volta ho preso un taxi e il tassista mi fa see you later, e io sapevo, era con il lavoro, quindi con l'università, sapevo che un taxi mi sarebbe dovuto venire a riprendere. Allora io ho fatto: ah, perché vieni tu a riprendermi dopo? Lui mi ha fatto: e che ne so io, non so chi hanno ordinato la tua università a chi ha ordinato di mandare un taxi. E quindi infatti ci sono rimasto, ho fatto: ah, ok, no, perché ha detto see you later. Però ovviamente see you later intendeva semplicemente ciao, ci vediamo, ci si vede, ok, in generale. In italiano diciamo arrivederci, però arrivederci non vuol dire che in quella giornata ti ci rivedi, però see you later letteralmente vuol dire che dopo, più tardi, ci rivediamo. Spesso poi sento delle frasi assurde da italiani che pronunciano che non esistono. Tu e for non li potete mettere insieme.
2 e 4 sono due cose diverse, li utilizzate in due maniere diverse. Se vi interessa, scrivetelo nei commenti qui sotto, vi farò un video intero dove vi spiegherò come funziona il 2 e 4. Un'altra parola invece che non ha il significato letterale è la parola shut up. Spesso succede nelle discussioni, quando si parla con degli amici, no, che qualcuno dice qualcosa che qualcun altro ha fatto, che è assurdo, che non ci crederesti mai. Tu gli dici no, shut up. Tipo, non ci credo, non è possibile. Ok, quindi è una cosa fondamentale e importante da ricordarsi, perché spesso lo dicono e tu non è che ti devi sentire dire tipo ok, mi sto zitto. No, non te devi stare zitto, nel senso tipo non ci credo. No way, impossible, no? Una cosa così. Un'altra cosa che vi assicuro, solamente io ve lo posso dire, perché non penso che esista un video al mondo che vi spieghi questo principio, perché il 99% degli italiani lo sbaglia quando lo dice in inglese, è il do al passato, che sarebbe did, ok? Questo è come lo dicono tutti, did, ma non si dice did, perché non è una i quella, cioè nel senso è una i, però non si pronuncia i, si dice did. Did, ok? I did it. Ricordatevi, no, it. It. Una differenza molto sottile, ma è fondamentale. Non è it, ma it. Se volete salvare gli ippopotami, lasciate un mi piace al video, lasciatemi un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate del video. Spero vi sia piaciuto e vi sia di aiuto in qualche maniera. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Thank you.